oggi. E allora, Meg, torni a parlare ancora di noi Digimon? Noi abbiamo ancora moltissimi altri giochi da far vedere. Senti, devi darmi tempo. Dammi tempo qualche settimana. E magari toccherà anche a te, eh? Allora, voglio tornare su PlayStation. E quello che voglio farvi vedere è un gioco che ho già recensito un po' di tempo fa. Ma preferisco rifarlo perché il video che avevo fatto era un po' troppo amatoriale. E si tratta del primo platform di successo della casa americana Naughty Dog. Lui! Chi è che se lo ricorda? Se non ve lo ricordate, cari amici, allora non ve lo perdonerò mai. E vi mando lui a darvi una bella testata, eh? Contateci. E sentite che bellezza che è questo gioco, nonostante abbia un bel po' di anni sulle spalle. E se non lo conoscete, ve la meritate come una bella testata! Qual è stato un platform che ha proprio segnato l'era della prima PlayStation? Questo! Crash Bandicoot! Gioco rilasciato nel 1996 sulla prima console di casa Sony. Ovviamente, come da tradizione, voglio farvi prima vedere la storia. La storia! Chi è che non la conosce? Siamo semplicemente in un luogo imprecisato della Terra. E succede ovviamente che c'è il dottor Neo Cortex, il cattivone di turno, che modifica geneticamente i suoi animali, che trova, per farli diventare dei super soldati, ma succede appunto che un Bandicoot, che non vuole obbedirgli, riesce a scappare, ma nello stesso tempo deve salvare anche una sua certa fidanzata, Tauna. E insomma, sembra quasi di vedere Mario, però soltanto con personaggi diversi. Ma vediamo invece da vicino la grafica. Allora, questo gioco, quando fu rilasciato nel 1996, fece cascare molte mascelle per terra, e forse ancora oggi, perché abbiamo le ambientazioni che sono un misto tra gli elementi bidimensionali e il 3D. In pratica, il 2D è utilizzato soprattutto per gli sfondi in lontananza che sono disegnati in stile cartone animato e sono abbastanza belli. Poi invece le ambientazioni tridimensionali, che sono la parte giocabile, in pratica si nota che è un motore grafico un po' vecchio, però si vede benissimo che sono stati sfruttati molto bene la quantità di colori a disposizione per la console e anche gli effetti di luce, che non sono ai livelli di una PlayStation 2 ma sono ancora oggi abbastanza buoni. E si nota che non soltanto per le ambientazioni ma anche per i personaggi è stato sfruttato bene. Certo, sono un po' spigolosi, è vero, ma cosa potete pretendere da una PlayStation 1? Sono tutti quanti, non soltanto i protagonisti o i cattivi secondari ma anche quelli primari, tutti unici. Animazioni forse un po' legnose, ma posso perdonarlo per un gioco del genere, perché insomma è il 96, non è il 2014. Insomma, possiamo dire che graficamente il gioco sa ancora oggi stupire, nonostante abbia quasi una ventina di anni sulle spalle. Per l'audio possiamo dire che, gli effetti sonori sono non tantissimi, è vero, però sono orecchiabili e tra l'altro sono diventati suoni immortali che caratterizzeranno tutta la serie. Poi le musiche di sottofondo sono fantastiche, si passa da musiche tribali, perfette per accompagnare certe location, e alcune un po' più moderne tendenti al rock, e anche qualcuna al pop, ma si può dire che sono tutte quante orecchiabili e fantastiche, nessuna ve la dimenticherete. Poi il gioco è tutto doppiato in lingua inglese, ma non è molto rilevante. Le frasi sono talmente semplici e basilari che sicuramente anche chi non mastica questa lingua anglosassone riuscirà a capirla bene. In
Invece, per quanto riguarda la giocabilità, ok, l'avrete già capito finora, Crash Bandicoot è un platform tridimensionale, ma non proprio tridimensionale. Come mai? Per il semplice fatto, perché noi guidiamo il personaggio di Crash attraverso livelli che scorrono in orizzontale davanti a lui, ma non soltanto con lui visto di spalle, o anche addirittura al contrario, con la sua faccia rivolta verso di noi, ma è soltanto per alcuni livelli. E ci sono anche addirittura altri livelli che sembra quasi di giocare a Mario o a Sonic, cioè sono livelli visti di lato con il personaggio che si muove da destra a sinistra. E possiamo dire che l'intelligenza artificiale degli avversari, ok, non è forse tra le migliori che abbiamo visto, è basilare, è vero, però il problema sono anche le ambientazioni, perché chi è che si avvicina a questo gioco per la prima volta non saprà come superare subito le ambientazioni, e può succedere che muori in un modo, cadendo di sotto o facendoti uccidere. E cosa importante, quando giocheremo una partita dobbiamo anche addirittura raccogliere delle vite, che sono con la faccia di Crash, che possiamo raccogliere fino a 99. Poi possiamo anche addirittura raccogliere le facce di Town, che ci serviranno per accedere a un livello bonus per salvare una partita nel caso non abbiamo recuperato la gemma. Sì, perché ogni livello che facciamo dobbiamo recuperare tutte le gemme, e per farlo dobbiamo rompere tutte le scatole. Oppure addirittura possiamo raccogliere le facce di Brio, che servono per farci accedere a livelli bonus speciali in cui dobbiamo semplicemente superarli e basta, ma non sono importanti. Oppure quelle con la faccia di Neo, il Cortex intendo, in cui lì ci serve per prendere delle chiavi speciali per accedere a livelli speciali, ce ne sono soltanto due. E cosa molto importante, i livelli sono circa una trentina, e poi ci sono anche addirittura boss da affrontare che tenete presente che sono bizzarri, ma abbastanza cattivi. Cosa altro molto importante, che questo gioco, quando lo spegnerete, salva soltanto i progressi generali, ma non salva tutte le vite che avete accumulato. Quindi, attenzione, e quando morirete la prima volta in un livello, si rimetteranno tutte le casse che avrete già raccolto al loro posto. Quindi, attenti quando giocate, dovete fare un gameplay praticamente perfetto se volete completarlo al 100%, fino ad arrivare a un finale inaspettato. Questo gioco, lo so, è molto semplice, ma questo ha aperto la strada a una nuova mascotte che forse quest'anno, nel 2014, tornerà alla ribalta. Staremo a vedere. Ci vediamo domani!